Ci troviamo a San Gregorio Sud, via Sgroppillo, all'altezza del Civico 21 e ci troviamo in un'area che presto sarà interessata da lavori per la realizzazione di una bambinopoli. Insomma, buona parte di via Sgroppillo cambierà il suo volto. Se bisgrovi, tutto questo non per la manna che cade dal cielo, ma per l'opera dell'amministrazione comunale. Buongiorno cari concittadini, hai detto bene, sì, c'è un impegno importante perché è stata voluta fortemente quest'opera da parte dell'amministrazione, ma sempre su suggerimento dei nostri cari concittadini della zona sud, realizzare questo parco giochi, una bambinopoli. Questo è il progetto che verrà realizzato per la riqualificazione di quest'area, dove questa è la via Sgroppillo, avrà due ingressi, due accessi, uno dal parcheggio per dare anche la possibilità a coloro che usufruiscono l'area di parcheggiare, naturalmente, e l'altra dal Civico 21 in prossimità del complesso residenziale che ci sta sotto. Vi sarà un camminamento pedonale, naturalmente, con tutte le panchine estese per tutta l'area a verde attrezzata che si sta prevedendo, con quest'area che sarà anche ben recintata per una questione anche di sicurezza, dove verranno collocati tutti i giochini, ecco, che vediamo qui rappresentati. Quanto verrà stanziato per realizzare quest'opera? Sono circa 74.000 euro, un finanziamento importante avuto grazie al Ministero dell'Interno, che dopo tutte le procedure progettuali ha assegnato il finanziamento per realizzare quest'opera. La Bambinopoli non è unica, naturalmente, perché già sul territorio in questi anni abbiamo avuto un impegno importante alla realizzazione, o meglio ancora anche a ottimizzare altre, diciamo, aree, collocando delle Bambinopoli. Possiamo citarne qualcuna, basta pensare quella di via Cerza, che è un po' più sopra da dove ci troviamo, e il parco Adige, che all'interno abbiamo realizzato una bambinopoli, oltre all'area fitness, che poi nei prossimi giorni andiamo a visitare, e la villa comunale, che è stata inaugurata proprio 10-15 giorni fa, dove all'interno c'è un piccolo parco giochi per i ragazzi, per i bambini, e poi la, diciamo, mitica Bambinopoli di Piazza Piano Immacolata, che ha anche avuto un successo importante, appunto, visto la frequenza di tanti bambini e di tanti ragazzi. Ci siamo spostati in via Bellini numero 37, nel nostro centro di aggregazione giovanile, diverso dal centro diurno anziani, oggi centro diurno per le famiglie, perché, diciamo, ha due aspetti ben diversi, in quanto il centro diurno per le famiglie accoglie gli anziani e tutte le famiglie con tutte le varie attività che già in parte conosciamo. Oggi ci concentreremo sul centro incontro minori, che è un centro che nasce proprio per i giovani sangregoresi. Un centro che in qualche modo già è stato utilizzato in passato e oggi abbiamo puntato ad ottimizzare sia l'edificio, ma soprattutto anche l'organizzazione interna di tutte le associazioni che vivono il territorio. I lavori che sono in corso hanno previsto e prevedono allo stesso tempo la sistemazione della pavimentazione esterna, perché nel tempo ci sono stati cedimenti vari e quindi un po' si è sconnessa la pavimentazione e quindi abbiamo ripristinato tutto l'esterno, anche per, diciamo, oltre all'aspetto estetico, ma anche di sicurezza. Ed entrando all'interno dell'edificio, come possiamo notare, abbiamo un ampio salone che si presta e si presterà appunto per tutte le attività ludiche, ricreative che le associazioni organizzeranno in futuro. In questa sala ci saranno tutte le poltroncine per seguire questi eventi, con un videoproiettore e la possibilità di proiettare delle immagini per organizzare delle conferenze e quant'altro. Come possiamo notare, i lavori hanno previsto la risalita di umidità che purtroppo
è stata importante perché a seguito delle invitazioni esterne e quindi nello stesso tempo si è cercato di impermeabilizzare la zona esterna per evitare appunto l'umidità che entrasse all'interno, che manifestasse appunto questo effetto di risalita di umidità. Quindi abbiamo ripristinato tutto l'intonaco interno, verranno diciamo regolate e registrate anche tutti gli infissi. Continuando, questi due ambienti originariamente è stato ricavato un unico ambiente dove ospiterà la sala multimediale, un progetto importante grazie alla democrazia partecipata, quindi con un finanziamento di circa 7.000 euro che è stato votato da tutti i nostri cari concittadini, perché la democrazia partecipata propone proprio questo: a seguito di alcune azioni che vengono individuate dall'amministrazione e deliberate dal Consiglio Comunale, vengono poi diciamo sottoposte a tutta la cittadinanza e sono l'indicazione dei nostri cari concittadini a realizzare appunto questa sala multimediale, comprando tutte le attrezzature e arredi che andranno a comporre questo ambiente. Naturalmente poi si svilupperanno tutti i progetti in essere per dare questi servizi ai nostri cari concittadini. Potete notare, a seguito sempre di un altro progetto con la democrazia partecipata, abbiamo avuto modo, ecco, per gli stessi criteri che ho detto poc'anzi, di acquistare, di avere gli arredi e le attrezzature per i giovani. Quindi parliamo tavolo da biliardo, tavolo da ping pong, il calcetto balilla, ecco, e tanti attrezzi per le attività ricreative. Il centro ospiterà tutte le associazioni di cui già hanno fatto richiesta, perché desideravo ricordare anche questo. Questa azione è partita esattamente circa 2 anni e mezzo fa con un bando aperto dove le nostre associazioni locali hanno partecipato per l'assegnazione di stanze e spazi sia interni che esterni per l'utilizzo di questo edificio. Ecco, naturalmente in questo bando si è previsto anche diciamo una partecipazione da parte delle associazioni a favore del nostro territorio, ma soprattutto a favore dei nostri cari concittadini. Ossia, cosa intendo dire? Che nell'assegnazione delle varie stanze e dei vari spazi le associazioni si impegneranno ad offrire progetti migliorativi. Tra le tante attività abbiamo la banda, la nostra banda del Comune di San Gregorio, le associazioni Ferro e Fuoco, la Compagnia dell'Etna, che sono delle associazioni molto diciamo importanti, sviluppano delle attività non indifferente per promuovere il turismo e la conoscenza del nostro territorio. Tutto questo rappresenta il fiore all'occhiello del nostro comune a favore dei giovani sangregoresi. Tutto ciò è stato possibile grazie all'impegno proprio delle fondi comunali, delle casse comunali, che sostenendo questo progetto di rinnovamento dei locali darà opportunità ai nostri cari ragazzi appunto di usufruire nuovamente di questo centro e quindi sviluppare diciamo tutte le attività a favore dei nostri cari concittadini.